Ciao ragazzi, bentrovati. Adesso che abbiamo ben capito come si può fare anche il futuro in inglese, dopo che abbiamo imparato già Simple Present e Present Continuous, vediamo i differenti usi di queste forme verbali. E vi faccio una premessa: non dobbiamo mai pensare di costruire una frase in inglese tale e quale come la faremmo se stessimo parlando in italiano. Questo vale per tutte le lingue, perché è sbagliato pensare in una lingua e tradurre nell'altra. Ogni lingua sottende anche un determinato modo di pensare e di intendere le cose. Quando noi decidiamo di adottare quella lingua e di esprimerci in quella lingua, decidiamo anche di sposarne l'intero costrutto proprio sottostante. Quindi adesso io vi farò esempi di azioni che si riferiranno al futuro spesso, ma richiederanno l'utilizzo di diversi tempi. E vi farò anche esempi specifici di uno stesso verbo, però usato nei differenti tempi con significati differenti. Il verbo che ho scelto, e non a caso, è il verbo to wear. Non so se qualcuno di voi ricordi che wear significa indossare. L'ho scelto perché in inglese, a seconda di quello che intendo dire, cambierà il tempo che userò. Quindi cominciamo a vedere il primo esempio di frase, il simple present. Poi capiremo anche perché alcune parole sono segnate in verde. Che complementi sono in analisi logica? Che ruolo svolgono in analisi grammaticale? Cosa significano? E capiremo perché. Ripeto, simple present. I usually wear t-shirts at home. Faccio solo una precisazione. La differenza tra home e house. Home è la mia casa, il mio spazio. House è un generico edificio adibito a casa. Veniamo alla traduzione. I, personal pronoun, soggetto. Usually è un avverbio di frequenza che in analisi logica mi denota un complemento di tempo. Io, di solito, wear, indosso, t-shirts, magliette. A casa, ok? Tra l'altro vi faccio notare che gli avverbi di frequenza hanno una precisa posizione in inglese, diversa da quella dell'italiano. Vale anche il discorso che abbiamo già fatto con l'ordine nome-aggettivo, che in inglese è diverso da che dall'italiano. Quindi qui l'avverbio di frequenza si posiziona tra il pronome personale e il verbo. Il simple present in inglese, come anche in italiano, indica un'azione generalmente vera, un'azione che possiamo anche configurare come un'abitudine non del passato, ma del presente, in inglese come in italiano. Direi che fin qui non c'è nulla di nuovo. Veniamo però al present continuous e questa volta in verde ho messo un altro complemento di tempo, at the moment. At the moment I'm wearing a black t-shirt. In questo esatto momento io sto indossando una maglietta nera. I'm wearing. Importante in inglese, perché noi in italiano diciamo: ma adesso io indosso una maglia nera. Se tu in inglese me lo traduci come un simple present, io lo intendo che tu regolarmente, tutti i giorni, d'abitudine ti vesti di nero, sei dark o chissà cosa, ti piace il nero, ce l'hai sempre. Invece, in questo momento, allora devo usare il present continuous. Vengo al going to. Tecnicamente going to non è altro che un present continuous, sì, solamente che è applicato al verbo to go. Voi ricorderete che significa andare, sì, però è anche vero che vi dicevo che il verbo andare usato al present continuous denota un progetto, un'azione che io ho pianificato per qualche preciso momento o per qualche scopo.
In questo caso, fa conto che io mi sento molto depressa e allora voglio indossare qualcosa del mio colore preferito, che come voi ben sapete è il verde. Quindi io dico, I'm going to wear a green t-shirt. E già mi sento subito meglio. Ho pianificato che voglio proprio andare nell'armadio, tirarmela fuori verde, mettermi la mia maglietta preferita verde. Niente, niente, l'abbino anche con l'ombretto e sto già meglio. Veniamo poi al future. Voi sapete che il futuro si fa con le due L o nella forma estesa con il will, almeno nella forma affermativa. Questa volta infatti dico tomorrow, è proprio domani. Ci metto anche un probably perché di solito nell'italiano l'indicativo è il modo della certezza, in inglese posso anche permettermi di abbinare un regolare futuro con un probably e quindi ti dico tomorrow I'll probably, stessa posizione che aveva usually, wear a new t-shirt. Quindi vuol dire che ho previsto che domani mi cambierò. Ho già calcolato che stasera mi faccio una doccia e metto un'altra maglietta, ok? Quindi abbiamo già visto azioni riferite alla stessa cosa, all'indossare un indumento, ma che a seconda del tempo prendono una connotazione di significato completamente diversa. In particolare abbiamo visto tre azioni tutte future, ma che a seconda del going to, del future o del present continuous prendono tre accezioni di significato diverse e non un po' diverse, anche parecchio diverse. A questo proposito, se non vi siete persi per strada, vorrei parlarvi di tre casi particolari. Questa volta parlo di tre tipi di azioni che avverranno tutte nel futuro, ma che richiedono uno specifico modo di essere espresse. Il primo caso che vi ho segnato parla di orari definiti, come quelli di un mezzo di trasporto. Sappiamo che devono seguire una certa tabella, un tram, un aereo, un treno, devono passare all'orario previsto. In questo caso è un'azione talmente certa che anche se futura richiede l'uso del simple present. Vediamo l'esempio che ho fatto. The plane takes off at, for example, half past four. Io sto parlando di un aereo che decollerà alle 4:30 del mattino e uso il takes off. È un normale simple present con la s della terza persona. Takes off è l'espressione inglese per dire decollare. Quindi si usa il verbo take, che da solo avrebbe altro significato, con la valenza quindi di un verbo servile, seguito da off e significa decollare. Partire al presente perché è un orario definito. Veniamo al present continuous. I'm meeting the headmaster. In questo caso è un accordo che è stato preso. Io incontrerò il preside. È un accordo che abbiamo preso. Più facilmente l'ha preso lui perché ha qualcosa da dirmi, speriamo non parole. Però ci siamo messi d'accordo. So bene che ho appuntamento in presidenza. Quindi I'm meeting. Veniamo poi all'altro caso, il futuro nudo e crudo, come ve l'ho spiegato, I'll help you, ti aiuterò. Quando lo uso? Quando si tratta di una decisione presa spontaneamente, sul momento. C'è un mio amico che è in grave difficoltà, mi dispiace tanto, mi ha espresso una serie, poveretto, di disgrazie per cui ha proprio bisogno che io sia lì, non ci penso due volte. I'll help you. Ti aiuterò, tranquillo, l'ho deciso qui sul momento, rivedo i miei piani per venirti incontro. Quindi vediamo che anche se parlo di tutte azioni che avverranno nel futuro, a seconda del tipo di azione cambierà il tempo, orari definiti, quelli del treno, dell'autobus e di quant'altro, simple present, e accordi presi, un appuntamento magari di lavoro, present continuous. Futuro per una decisione presa così su due piedi, le decisioni che solitamente prendo io, mai buone di solito, però richiedono il futuro. Ok? Va bene? Ciao!